Un cordiale saluto a tutti gli amici di RTG Telegolfo e benvenuti allo stadio Ricinello di Gaeta. Inizia il campionato di promozione Girone D stagione 2018-2019. Ecco Belli all'1-2, poi la palla interessante al centro, anziché andare a provare la conclusione. Tagliato fuori, attenzione il break di Ceccobelli che poi tira e segna con un'incredibile conclusione dai 25 metri. E qui la difesa della Mistral è stata lenta e soprattutto si è fatta infilare da un'iniziativa che poi non mi era sembrata coronata da una conclusione imprendibile, ma punta l'avversario, lo fa fuori, adesso ne punta un altro. Iuri Fazzi in aria, tiro! Palla in avanti per Marciano. Marciano serve l'eccese, buona la palla per Cerasuolo. Cerasuolo che prova il tiro e mette la palla di pochissimo alta. Pallone in pesi che punta la porta e il tiro interessante. Intanto a Simone Bruni che arriva per primo sul pallone. Bella la palla dentro Mariniello e la parata del portiere. Per Cerasuolo. Cerasuolo può andare fino in fondo, quello che è mancato sono i cross, eccoli qui, si può mettere in difficoltà la difesa e infatti impatta Mariniello. Attenzione al Paliano che si procura una buona occasione, poi la battuta all'ultimo momento impedita in maniera pulita da Mastroianni. 2 di Albano con Mariniello, buona la girata. Intanto la girata di Albano, Mariniello il tocco di testa, toccato in area, calcio di rigore per il fallo su Marciano. Insomma, è l'occasione che può dare quel pareggio sospirato esattamente al 90esimo. Parte Antonio Marciano e la mette morbida sulla sinistra del portiere, mettendo a segno la prima rete della Mistral in questo campionato. Peccato che sia arrivata così tardi. Della Porta prova Samuele Leccese. Gol! 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 Samuele Leccese! Incredibilmente al 94esimo con un calcio di punizione che ricorda certamente palcoscenici diversi. Mette la palla in rete e compie quello che è un risultato sportivo veramente incredibile. Sì, sicuramente c'è amarezza perché per come è andata la partita, perché l'avevamo studiata bene e si era messa bene dopo il gol nel primo tempo. Loro facevano fatica, nonostante una squadra di una grossa portata, lo sapevamo, abbiamo lavorato bene e abbiamo chiuso tutti gli spazi, la squadra è stata attenta, accorta. Poi purtroppo gli episodi arbitrali, me lo consenta di dire, sono stati a nostro sfavore, cioè dopo due minuti c'era un calcio di rigore netto e l'arbitro dice dopo due minuti, e mi sembra, cioè, sono 90, quindi non vedo come non lo possa dare. E poi la gestione di gara è stata un pochino, all'inizio la teneva abbastanza bene, poi si è fatto secondo me un pochino condizionare dall'ambiente, perché calcio di rigore netto per loro, quindi giusto, la punizione è ridicola. Ridicola perché erano tre volte e si buttavano in aria, si provavano a chiedere il fallo, poi l'ha presa con la mano, si è buttato, mi dà rigore e per di più c'è l'espulsione del mio centrale. Quindi per un comportamento antisportivo, quando c'è qualche ragazzo loro, come il 6, come il 7, che hanno insultato tutta la partita alla panchina, onestamente non lo meritavamo perché l'avete visto tutti che eravamo composti in panchina senza nessun tipo di atteggiamento riguardoso. E ce la teniamo, facciamo bagaglio. Abbiamo giocato con la squadra che probabilmente, a detta di tutti voi, vincerà il campionato. Noi ci siamo difesi bene, guardiamo avanti. Però, ripeto, c'è l'amarezza soprattutto in un atteggiamento dell'arbitro alla fine della gara che comunque lascia onestamente a desiderare. Noi sapevamo le difficoltà della partita, sapevamo che era la prima di campionato, sapevamo che incontravamo una squadra ben organizzata, una squadra che ha fatto un ottimo precampionato, quindi fisicamente ben impostata, l'avete visto 10x10 giocatori sempre dietro la linea del pallone. Questo purtroppo non ci ha permesso poi di sviluppare il nostro gioco in velocità. Molte volte abbiamo forzato, soprattutto nel primo tempo, qualche giocata, dovevamo girare meglio il pallone, dovevamo trovare la giocata giusta. In due o tre occasioni l'abbiamo fatto, però non siamo stati bravi poi a concludere l'azione. L'unico sbagliore che abbiamo fatto, un'imperfezione che abbiamo fatto durante la partita, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Però ecco, questo poi il secondo tempo con le sostituzioni, la squadra è cambiata, la squadra voleva a tutti i costi il risultato, ci siamo riusciti, l'1-1 al 90esimo mi sembra più o meno, poi abbiamo fatto il 2-1, purtroppo la squadra ci ha creduto,
noi ci credevamo fino alla fine, abbiamo una squadra di uomini, una squadra che sa quello che vuole in mezzo al campo. Dobbiamo crescere tatticamente perché in alcuni frangenti siamo stati troppo lenti, non siamo stati, le distanze erano troppo lunghe, però questo è normale in questa fase del campionato. Quello che mi è piaciuto è lo spirito di sacrificio, la voglia di volere risultati a tutti i costi, e questo ci fa ben sperare per il futuro.